tanti amici hanno deciso di sostenere questa serata, di contribuire attraverso la loro arte. Allora iniziamo con la Gerardo di Lella Pop Orchestra, l'orchestra del maestro Gerardo di Lella. Anzi, invito tutti i musicisti ad accomodarsi, grazie. 20 maestri, 6 vocalist che veramente ci porteranno indietro nel tempo con un repertorio che ripercorrerà la storia degli anni 70, insomma musiche straordinarie che continuano a rimanere nel cuore di tutti. Allora, il maestro Gerardo di Lella si occupa di musica extracolta. Allora, che cosa significa? Qual è anche la differenza con un direttore di musica classica? Che il maestro Gerardo di Lella, perché nel caso specifico, ecco, parliamo di lui, ha una competenza, e molti altri come lui, musicale, compositiva, veramente incredibile, approfondita, perché deve... Voi potete anche annuire e dire di sì che sto dicendo delle cose esatte, perché riesce ad affrontare tantissimi stili, no? Musicali, che a volte hanno anche delle grammatiche stilistiche totalmente differenti. Invece il classico straordinario, bravissimo direttore di musica classica solitamente, ad esempio, non si occupa quasi mai della scrittura. Attinge direttamente dalle partiture già scritte, no, di grandi composizioni. Ecco, questa è una piccola curiosità che è bene sapere, perché poi uno magari ascolta con un entusiasmo differente, un'attenzione differente, le opere che vengono presentate. Questa sera sul palcoscenico ascolteremo appunto la straordinaria musica degli anni 70. Signore e signori, Gerardo di Lella. You want a good time. Why don't you ask yourself? Oh, they are like anybody else that come from the other. Oh, no, no. Talking about the sad girls. Sad girls. Yeah, yeah, yeah. Sad girls. Sad girls. I'm talking about baby girls, yeah. Friday night, the street is hot. Suns go down when the bottle dry. I'll try. Spirits ain't a thing like that. But you wanna get. Thank you.
dirty bad girls, bad girls, sad girls, you're such a dirty bad girl. Allora, io velocemente presento adesso subito i musicisti. Adamo De Santis alla batteria, Tommaso Sansonetti alle percussioni, per Paolo Ranieri al basso, Alfredo Bocchicchio alla chitarra, Bruno Marinucci alla chitarra, Danilo alla tastiera, Francesco Carlesi al pianoforte, Daniele al baritono, Luigi all'alto, il maestro Filiberto Varelmini, Massimiliano Filosi al tenore, Pietro Pellegrini, Settimio Savioli, Sergio Vitale, Luca Giustozzi, Walter Fantozzi, Max Pasquarelli, Mattia Fagioli, Simona Farris, Claudia Guarnieri, Anna Fondi e Claudia Illari. Eccoci qua, ce l'ho fatta, non era facile. Grazie.